incivati. Ma è sorprendente, di solito le nostre previsioni sono sbagliate, poi se le fa Fioroni, consentitemi di dubitare un pochino delle previsioni di chi di solito perde i congressi. Quindi l'80% e il 20%. Ma no, mi sembra una rappresentazione che non ha alcun senso, che non fa onore neanche all'intelligenza di tutti i candidati, insomma, c'è chi è più vistoso, chi è più capace, ma insomma, vediamo, il congresso serve anche per stabilire entrambe le cose.